Sì, Presidente, io ho chiesto di intervenire al termine di questa giornata che io ritengo triste, triste per la democrazia, per una serie di ragioni che vorrei riepilogare in modo sobrio e richiedendo l'attenzione, capisco, al termine di questa giornata anche dei colleghi. Ci sono stati dei colleghi, faccio riferimento al collega Buttiglione, al collega Mazzotti di Celso, che in qualche modo hanno in qualche modo irriso alla richiesta di democrazia che è passata attraverso il referendum in materia di legge sulla previdenza, dicendo in buona sostanza: ma non sapete, voi ignoranti, in qualche modo avete imbrogliato i vostri militanti, coloro che hanno sottoscritto, che in materia di bilancio non si può sottoporre ai sensi dell'articolo 75 la materia a referendum. Io ai colleghi Buttiglione e collega Mazziotti richiamo semplicemente la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 6 febbraio 1985, quella in materia di scala mobile, credo che qui dentro qualcuno forse si ricorderà della materia. Allora la Corte Costituzionale, Presidente, lo ricordo, professor Leopoldo Lia, così scriveva testualmente: ciò mostra come tali disposizioni siano completamente estranee alla figura della legge generale di bilancio in senso tecnico, quale è disumibile dal combinato previsione dell'articolo 75 e 81 della Costituzione. Né si può forzare il testo costituzionale fino al punto di affiancare alle leggi di bilancio le innumerevoli leggi comunque interessanti il bilancio medesimo, poiché una siffatta interpretazione dell'articolo 75 sarebbe ovviamente inammissibile per la sua evidente esorbitanza dei limiti interpretativi. Questo vuol dire, colleghi, io non so le motivazioni, le sa il collega Mazziotti, le sa il collega Buttiglione, io non le so. So soltanto che se queste fossero le interpretazioni, il diritto a referendum dei cittadini di intervenire con l'articolo 75 sarebbe di fatto eliminato. E per questo motivo noi abbiamo chiesto una sospensione per ragionare. Per questo motivo, collega Presidente Sisto, nel momento in cui qui, quando arriveremo a discutere del referendum, perché qui c'è un articolo che parla di questo, dovremmo porci questo problema. Certo, e lo dico magari a quei colleghi eletti nella Confederazione Elvetica, noi non possiamo ambire agli spazi di democrazia e libertà che ci sono in Svizzera, laddove i referendum si fanno regolarmente in materia di tributaria, si fanno i referendum anche quando il Parlamento approva una legge che istituisce una imposta. E pensate un po' come è maturo e responsabile il popolo svizzero. È capace anche di confermare quelle scelte, di non votare inesorabilmente, collega Buttiglione, per cancellare le imposte che vengono introdotte. Certo, questo è un sogno, la Svizzera è un paese democratico, libero, federalista. Evidentemente il popolo italiano, nella mente di tanti di quelli che sono presenti qui, non è sufficientemente maturo per fare questo tipo di scelta. Ma io vorrei ricordare a voi anche un altro elemento. Quella legge, la legge Fornero, come pure il Fiscal Compact, è stato approvato da questo Parlamento, non so se legittimo, illegittimo, convalidato o no, in base alla sentenza della Corte Costituzionale, in un momento ben preciso della storia di questo Paese, sotto la pressione, sotto costrizione di quelle che erano forze che in qualche modo non democraticamente imponevano a questo Parlamento di approvare leggi che oggi tutti voi ripudiate. E anche questo deve essere considerato, perché se un Parlamento illegittimo o invalido approva una legge, al popolo deve essere riconosciuto uno spazio di democrazia per cancellarla. Credo di avere 5 minuti, Presidente, non credo di averle Un abusato. minuto, prego. E più definitivamente, nel momento in cui, con una legge costituzionale come questa, con una legge elettorale come quella che state approvando al Senato, voi riducete lo spazio per il popolo per scegliere i propri rappresentanti, non potete conculcare anche il diritto al popolo di intervenire con un referendum abrogativo. Su questo bisognerebbe riflettere, su questo vi abbiamo chiesto di riflettere, su questo il popolo correndo a firmare sotto i nostri gazebo, andando a firmare in migliaia a Palermo,
per l'eliminazione della legge Fornero volevano dire. Questa era una lancia di libertà che è caduta nel disinteresse di partiti che sono nati per affermare la libertà, che si chiamano democratici e che oggi questi valori fondanti hanno totalmente dimenticato nel disinteresse e anche talvolta nell'irrisione. Vergognatevi.